credo un risultato positivo, lo è nei numeri della crescita, la regione che da 2 anni cresce di più nel paese, lo è nel tasso di occupazione che ci vede ai vertici, nell'export che ci vede primi per quota pro capite, ma al di là del primi, secondi o terzi, che mi interessa relativamente. La cosa che mi interessa è che in questi 2 anni, a 2 anni esatti dalla firma del patto per il lavoro, vi è una condivisione piena con tutte le parti sociali. Investire su manifatture, culture, saperi, università, ricerca e turismo sono gli assi di una nuova crescita a cui aggiungiamo sempre sostenibile, supportati da 2 dati che gli investimenti sull'internazionalizzazione, da un lato per le imprese, dall'altro sull'attrattività di imprese, che è una vera novità così rilevante per questa regione, ci stanno permettendo di creare migliaia di nuovi posti di lavoro. Avevamo detto che il lavoro è la nostra ossessione, noi davvero al 2020, cioè fra 3 anni, vorremmo arrivare ad avere una disoccupazione tra il 4 e il 5%. Noi abbiamo visto che quando si fanno delle politiche coerenti, distinguendo anche le situazioni, si ottengono dei risultati. Fino a 24 anni bisogna mettere in atto delle politiche di riduzione della dispersione scolastica. Noi abbiamo ridotto la dispersione da quasi il 16 all'11. Dall'altra parte bisogna accompagnare i giovani al lavoro. Noi abbiamo attuato una strategia chiarissima, che vuol dire non solo lavoro, ma lavoro di qualità per produzioni ad alto valore aggiunto da vendere in tutto il mondo.